3 appuntamenti gratuiti con il teatro comico dialettale per prevenire le truffe agli anziani. È l'idea alla base del progetto Fidarsi ben, non fidarsi meglio, promosso dal comune di Massa e realizzato grazie alle compagnie teatro comico dialettale massese, Pan Fatton Ca e associazione Teatro Città di Massa. Il progetto, che si avvale anche di brochure e materiale grafico che verrà diffuso in città, è stato finanziato con fondi del Ministero dell'Interno ed è stato approvato dalla Prefettura di Massa Carrara. Presenti in conferenza anche 3 rappresentanti delle forze dell'ordine, il commissario Margherita Prestimonaco della Polizia, il maggiore Alessandro Manneschi dei Carabinieri e il tenente Erminio Migliozzi della Guardia di Finanza. La seconda edizione che viene chiamata In Giro per Massa. Ci siamo avvalsi e ringraziamo le compagnie del teatro comico in dialetto massese della nostra città che hanno realizzato per noi uno spettacolo vero e proprio fatto da 8 scenette ben diverse che raccontano quelle che sono le più comuni truffe perpetrate a danni degli anziani. In 3 diversi luoghi di Massa verrà messa in scena una commedia irriverente che vuole dare un contributo importante per prevenire e contrastare le truffe perpetrate a danno di persone fragili e indifese. Quest'anno saranno 3 in 3 diverse zone della città. Partiamo domenica sera da Marina di Massa presso la chiesa dei Servi di Maria, poi proseguiamo martedì 16 zona Camponelli presso la chiesa di San Pio X e concludiamo giovedì 18 zona Villette presso la chiesa del Corpus Domini sul Viale Roma.